Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 10 ottobre. La Chiesa ricorda San Daniele Comboni. Se consideri le colpe, o Signore, Signore, chi ti può resistere? Con te è il perdono, Dio di Israele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo, ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera, in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Sine, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre, ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati sterile tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza. Come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Daniele Comboni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.